Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento del lunedì, anche oggi registrato. Vi farò vedere tre mercati che a mio avviso questa settimana sono molto interessanti e su cui magari si può soffermarsi di più per l'operatività. E dalla settimana prossima, lunedì, quindi della prossima settimana, ritorneranno le classiche trading room alle ore 18:30 live con tutti voi. Per quanto riguarda invece questa settimana, vi andrei a mostrare tre, quindi sterlina dollaro, dollaro yen e Standard & Poor's 500. Allora, le prime sono due coppie di valute che ho nella mia watchlist principale, sono anche tra le due mie preferite con l'euro dollaro. La sterlina dollaro è questa che vedete qui. Nella giornata di venerdì ha lasciato una pin bar sul livello chiave dopo un grandissimo movimento di rialzo. Tra l'altro noi nel platino abbiamo preso di correlazione il long sulla sterlina yen, un bellissimo movimento durato qualche giorno, con un target di rischio rendimento 1-3 e comunque ve lo mostrerò nei prossimi video che usciranno nel diario di trading 2020, ma oggi ovviamente parliamo di altro, parliamo di sterlina dollaro e sterlina dollaro che ha un weekly comunque di continuazione bullish, come potete vedere. Non ci sono segnali short nel grafico settimanale, quindi diciamo la mia view non è chiaramente di un certo tipo, quindi non è né short né long, ma è entrambe, in base un pochino a quelle che saranno le conferme che avremo su daily e 4 ore nelle prossime giornate. Sicuramente però il livello dove siamo arrivati è un livello importante, quindi l'area diciamo 1,31,5, 1,32 è un'area importante, sapete che nella price action è molto importante parlare di aree e non di livelli millimetrici e quest'area è sicuramente un'area di offerta, come avrete visto già nelle precedenti settimane. E quindi questa pin bar che ci mostra è molto interessante, è stata breccata al ribasso quest'oggi. C'è una giornata che sembra essere completamente short, o comunque ha rotto i minimi e sembra mantenersi tranquillamente sotto i livelli di chiusura di venerdì. E quindi diciamo che in linea di massima l'idea è quella di cercare nel breve un movimento short, un ritracciamento che può avere come zona di, diciamo, target o comunque zona di possibile ritorno dei compratori la zona che va tra 1,29 e 50 e 1,29, questa zona qui che segno così con il verde. E guardando anche il grafico a 4 ore, vedete che si è già fatto un swing quest'oggi. Molto più interessante è quello di attendere un swing magari ulteriore. Vedendo anche un po' come chiuderà la giornata odierna, se dovesse chiudere short con una barra di continuazione del movimento della pin bar dai massimi, a questo punto si potrebbe pensare di cercare nei prossimi giorni una conferma short di breve per andare a obiettivo 1,29,5-1,29. Detto questo, però, come vedete, il trend è completamente long e quindi diciamo che in linea di massima l'area 1,29,5-1,29 e l'area 1,28-27,90 sono le aree dove io credo che si possa tranquillamente poi attendere dei nuovi possibili long. Faccio un duplica qui, eccolo qua, così mi metto anche qui i due livelli importanti verdi che potete vedere sul grafico. Ecco che quelle due zone sono sicuramente delle aree dove cercare invece dei long. Quindi sulla sterlina molto interessante questa settimana perché seguirò anche gli andamenti daily e 4 ore per trovare magari delle dinamiche di conferma per andare o long o short, ripeto, adesso è più short, ma nelle aree poi più basse si può pensare a un long. Mentre dollaro yen, andiamo a dollaro yen perché questa settimana il mercato ha formato, cioè la settimana scorsa, una pin bar con falsa rottura dei livelli di 105, tra l'altro 104,86, come vedete, era uno dei miei livelli, ha fatto una falsa rottura, un minimo, addirittura siamo andati con un minimo quasi a 104 tondo, 104 18 e 4, e quindi direi che in questo caso il fatto di vedere un movimento che può ritornare lungo senza dover per forza invertire, ma comunque almeno nei livelli chiave successivi, l'area 106,80-107 è possibile. Quindi io per questa settimana, vedete anche come è confermato da un daily chiaramente di spunto rialzista, di domanda arrivata sotto i 104,80 con appunto questa falsa rottura dei minimi. Quest'oggi già sembra tutto bello rialzista il mercato e io per questa settimana rimarrei tecnicamente solo in ottica rialzista, quindi diciamo che adesso da qui cercheremo delle conferme per l'entry e queste conferme magari potremmo averle perché il daily già c'è, diciamo, di conferma con un weekly del genere e potremmo avere
assolutamente un 4 ore che può dare delle conferme. In realtà già questa barra che potete vedere qui, vi prendo la freccina così, eccolo qua, già questo qui è sicuramente una pin bar interessante. Io preferisco aspettare un pochino un consolidarsi dei prezzi prima di fare qualsiasi trade in questo caso, però diciamo che la mia view è quella di cercare dei lunghi in questa settimana per il dollaro yen. Attenzione ai 160-107, che praticamente è la zona che sta qui, perché è sicuramente una zona di vendita, di offerta importante. Però, siccome ci potrebbe essere spazio, anche se dovesse ritracciare di più e quindi darci un segnale migliore anche su 4 ore, di conferma una dinamica migliore o comunque una dinamica più interessante, è sicuramente questa settimana almeno il long di dollaro yen io lo vado a ricercare. Poi, per quanto riguarda invece gli indici, tra l'altro ho inserito un ordine pendente che non è ancora stato eseguito, tra l'altro l'ho passato anche sul Telegram dei ragazzi Platinum, e in questo caso c'è cancello il Fibonacci, l'S&P 500 che è sicuramente ben impostato, sono assolutamente per la ricerca di un long, abbiamo assolutamente un weekly con una inside bar bullish sopra i livelli di chiusura 3.223, quindi che conferma una possibilità long nell'S&P 500 veramente molto interessante, quindi un weekly che chiama long assolutamente senza nessun problema. Abbiamo un daily che aveva già dato delle conferme settimana scorsa, ho fatto tutti i chart of the day praticamente sull'S&P 500, e qui abbiamo praticamente una situazione di questo tipo, vedete che abbiamo una long qui, poi abbiamo un'altra long qui, abbiamo una inside pin long qui, è stata rotta e su 4 ore si è formata una conferma long, eccolo qua, con doppio minimo higher che potrebbe portare, adesso che è arrivato qua sui massimi, a un ritracciamento. Quindi mi sono messo un buy limit su questo livello con un rischio dello 0,90%, quindi molto piccolo, ma con un target veramente molto interessante, ovvero target sopra, leggermente sopra i massimi precedenti, perché credo che si possano tranquillamente rompere i massimi dell'S&P storici. In questo caso il rischio di rendimento è 1,5 e passa. Poi comunque vedrò su alcune aree tipo i 3.325-3.340 il da farsi, se verrò ovviamente eseguito. Toglierò quest'ordine quando, nel momento in cui tra oggi e domani al massimo ci sarà, senza che io venga eseguito, il tocco praticamente dei 3.303-3.305. Se dovesse andare oltre, diciamo, questo livello che che chiamiamo T3, quest'area qui, se dovesse andare oltre quest'area qui, toglierò l'ordine e cercherò nuove conferme long in settimana. Diciamo, questo praticamente è un po' l'idea. Va bene? Allora, detto questo, ne è uscito anche uno degli input che abbiamo dato ai Platinum, però insomma questi sono i tre mercati che mi piacevano di più per questa settimana. Io a questo punto direi che vi saluto, vi auguro sicuramente una buona settimana, una buona giornata, un buon trading simple, e noi ci vediamo la settimana prossima, lunedì ore 18:30 con le classiche trading room con IG. Vi saluto e un buon trading simple. Ciao a tutti!